tutta probabilità sono stati gli Etruschi i primi ad avviare una produzione di birra in Italia e a trasferire poi la tecnologia ai Romani, abituali bevitori di Cervis. Il primo cereale utilizzato per produrre birra, come hanno dimostrato antichi reperti egizi, fu il farro, di cui gli Etruschi e anche i Piceni erano abili coltivatori. Un segmento in forte espansione nel nostro paese è la produzione di birra agricola. L'impulso a questa produzione è stato dato dalla norma che considera prodotto agricolo la bevanda solo se ottenuta da cereali coltivati e trasformati dalla medesima azienda. Il nuovo stile di birra che si sta imponendo in Italia e che promuove il nostro paese nel novero dei grandi produttori di questa bevanda si deve ai birrifici artigianali che hanno sperimentato nuovi gusti, come ad esempio la birra di castagne. Oggi alle tecniche di produzione di birra è addirittura dedicato anche un corso di laurea presso l'Università di Udine. Non solo birra artigianale però, ma anche ottima birra industriale. Il consumo della bevanda nel nostro paese è in continua ascesa e sul mercato operano ottimamente 12 marchi industriali, alcuni dei quali di proprietà delle major internazionali del settore. Evoluzione dello stile gastronomico, indotto però dall'evoluzione della produzione. Dal classico, ancorché non il migliore, sposalizio con la pizza, si è passati ad un uso da tavola più raffinato della birra, che in forza delle sue molteplici e, come sempre capita in Italia, territoriali declinazioni, oggi è scelta in base al piatto.